Sindaco, la sua città è una città a vocazione turistica, però purtroppo penalizzata per quanto riguarda il tratto ferroviario. Le richieste che farete come amministrazione comunale e soprattutto come unione dei comuni, visto che c'è la presenza dell'assessore ai trasporti? Sì, questa sera noi siamo qui non come singole amministrazioni comunali, ma come unione dei comuni. E questa non è una sottolineatura banale o marginale, perché ci presentiamo tutti insieme come 21.000 abitanti di un territorio che è baricentrico per la Locride ma anche verso la piana di Gioia Tauro. Abbiamo chiesto all'assessore De Gaetano degli impegni seri, concreti e precisi sullo sviluppo della ferrovia ionica. Non vogliamo mari e monti, non vogliamo cose avveniristiche irrealizzabili, ma solamente la possibilità di poter viaggiare sul treno. Lo sviluppo viaggia su rotaia. Questo tipo di sviluppo non penalizza i livelli occupazionali e il trasporto su gomma, che invece può essere utilizzato per i collegamenti con l'entroterra. Ma è evidente che in questa realtà nostra, con scarse strutture viarie, la rete ferroviaria rimane l'unico elemento di crescita. Secondo lei, Sindaco, saranno ripristinate delle corse, soprattutto in chiave estiva, perché chiaramente la gente che viene al nord ha la necessità di avere dei servizi? Noi lo abbiamo chiesto e l'abbiamo chiesto con forza all'assessore De Gaetano. Aspettiamo di vedere i risultati. Certo, la situazione non è facile, le ristrettezze economiche sono tante, bisogna confrontarsi con i debiti del passato, bisogna confrontarsi con Trenitalia, con Ferrovie dello Stato. L'assessore è stato molto attento e disponibile, abbiamo avuto un lungo colloquio tra i sindaci della Valle e l'assessore e ha preso degli impegni molto concreti e noi crediamo che li porterà a compimento. Ferrovia Ionica sempre più penalizzata, qual è il pensiero di Daniele Albanese, segretario del PD di Marina di Gioiosa e soprattutto per Marina di Gioiosa, una cittadina a vocazione turistica? L'estate ormai è imminente, quindi dovremmo risolvere questo problema, potenziarla e soprattutto potenziare i collegamenti alla ferrovia Ionica. Quali saranno le istanze che voi come circolo del PD di Marina Gioiosa avvierete prossimamente? Sicuramente, come già detto, chiederemo un potenziamento della linea ionica. Si sa che sono stati acquistati 22 treni diesel, alcuni dei quali verranno inseriti proprio nella linea ionica. Speriamo bene. Allora, l'assessore ai trasporti Nino De Gaetano, questo importante incontro qui a Marina di Gioiosa, le misure che metterete in atto per cercare in qualche modo di ripristinare al meglio questa ferrovia ionica sempre più penalizzante per la Locride? Allora, noi faremo un nuovo piano regionale dei trasporti che punterà su due cose particolarmente, di mettere in sinergia e in collegamento la ferrovia con il gommato e quindi punteremo a eliminare i doppioni, puntare molto sul treno, stiamo lavorando infatti a acquistare 22 nuovi treni diesel che sostituiranno le vecchie littorine ormai datate e punteremo molto sul gommato al trasferimento dai paesi all'interno verso le stazioni sulla costa dei cittadini, così con l'interscambio possono arrivare nelle stazioni, poi prendere il treno e andare ovviamente sulle principali direttrici, quindi a Reggio, a Catanzaro e poi proseguire per Lamezia. E ovviamente collegheremo una serie di collegamenti, lo faremo anche con la stazione di Rosarno, che sarà la stazione di collegamento anche con la linea principale della ferrovia, la linea tirrenica. Quindi questo è l'obiettivo che abbiamo, puntando a togliere una serie di doppioni che abbiamo, di sprechi che abbiamo, puntando a dare più servizio soprattutto ai paesi all'interno che sono i più penalizzati. Sono state cancellate diverse stazioni, assessore, ma soprattutto la gente vuole più servizi. Sì, nel nuovo piano che faremo, nel nuovo contratto che faremo con Trenitalia, si punterà a aumentare le fermate, aumentare ovviamente i convogli e a puntare molto ovviamente a dare dei treni degni di questo nome, perché ovviamente la situazione dei treni che abbiamo, del materiale rotabile che abbiamo in questa fascia della provincia di Reggio Calabria è veramente da terzo mondo e su questo noi stiamo lavorando. Dicevo prima, abbiamo acquistato 22 nuovi treni, puntiamo già entro l'anno a avere i primi 2 o 3 treni in circolazione su questa tratta. Primi mesi di lavoro, assessore, come stanno andando le cose? Certamente avete ereditato una situazione non particolarmente felice, un po' in salita il vostro lavoro. Lo sapevamo che la vecchia amministrazione aveva fatto un disastro, a questo si aggiunga anche la situazione complicata dell'Italia
dell'Europa in questo momento di crisi economica, quindi ovviamente dobbiamo rimboccarci le maniche e puntare a fare poche ma importanti cose, soprattutto sulla programmazione comunitaria. C'è una serie ingente di fondi e noi vogliamo investire su grandi opere strategiche che possono migliorare le condizioni, diciamo, della nostra Calabria e possono attrarre nuovi investimenti e puntare ad aumentare il PIL. Questa è l'idea che abbiamo e su questo il Presidente Oliverio sta lavorando alacremente. Da qui a poco presenteremo un nuovo piano per il lavoro e presenteremo ovviamente la nuova programmazione comunitaria che punterà su queste linee guida.